Orso Marzo poi è famosa anche per un'altra cosa, perché da qualche mese è diventata una città multimediale. Che cosa significa? Ve lo spieghiamo nel servizio e vi restituisco la linea. Questo è un genere di segnaletica interattiva molto intelligente con una comunicazione visiva che consente, attraverso l'applicazione del QR code, a un visitatore 24 ore su 24 al giorno di poter accedere a tutte le informazioni degli elementi maggiormente attrattivi del comune di Orso Marzo. È multilingue, è kid friendly, è anche rivolto alle disabilità. Io, turista, arrivo qui, prendo il mio telefonino, inquadro il QR code e a quel punto accedo a una serie di servizi, tipo la storia di Orso Marzo, i servizi che sono a mia disposizione, cose così, giusto? Esattamente, questo consente al visitatore di essere autonomo, al di là ovviamente dello spirito d'accoglienza di un borgo e altro, di poter accedere a ogni genere di informazione per potersi rivolgere ad ambienti di ristorazione, di ricettività, punti di informazione e ovviamente acquisendo tutto il patrimonio culturale e naturalistico attraverso l'app, un semplice telefonino, perché tanto oramai i turisti viaggiano con uno smartphone, un tablet e hanno bisogno di acquisire quante più informazioni in modo per creare una realtà aumentata di un borgo, quindi delle tradizioni, facendo in modo di essere più attrattivi sia per chi ci visita, sia ovviamente nel mondo, perché questo ovviamente è collegato anche al sito del comune e quindi è una sorta di vetrina di anteprima per tutti quanti.